Bocciata la proposta della revoca dell'incarico a Oliviero Toscani, dopo le frasi su Giorgia Meloni. L'atto ha diviso la maggioranza, con Italia Viva che ha votato con le opposizioni. Negati i viaggi gratis alle forze armate per garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale. Le opposizioni non appoggiano l'emendamento del PD, che chiedeva fondi al governo, e come conseguenza la mozione viene bloccata. La maggioranza si spacca su Oliviero Toscani. Il Consiglio regionale ha bocciato la revoca al fotografo dell'incarico per il contest La Toscana dei Toscani, come proposto da Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. La mozione era nata dalle frasi offensive rivolte da Toscani a Giorgia Meloni. Con le opposizioni si è schierata Italia Viva, mentre il PD si è espresso in maniera contraria, parlando di pregiudizio nei confronti del fotografo, parole che per Scaramelli meritano invece un finale diverso. Noi abbiamo trovato quell'atto un atto condizionato da un pregiudizio, che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani, che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro, a fronte dell'atto, abbiamo proposto, proprio per come dire, sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani, di separare le due parti. Cioè, noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni, ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili. Questa proposta è stata rifiutata. E riteniamo che ovviamente su questi temi si debba sempre cercare di trovare il più ampio consenso e soprattutto la più ampia convergenza. Noi avevamo dato piena disponibilità affinché si arrivasse a questo obiettivo. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento, perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti, anche quando, e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale. Questo è molto grave quanto è successo, c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini, che sono degli elettori e non possono essere appunto denominati così come sono stati appunto considerati in quella definizione, e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni. È un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della Regione Toscana. Come da copione, le minoranze si sono dimostrate compatte e oltre a Petrucci è intervenuto Marco Stella di Forza Italia a rimarcare il comportamento recidivo di Toscani, una figura non degna di rappresentare la Toscana. Oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni a livello Toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria, anche perché ci chiediamo, le donne che Toscani vorrebbe attrarre in Toscana sono tutte, escluso quelle evidentemente che hanno votato Giorgia Meloni, perché se sono, come lui ritiene, deficienti, è evidente che la cosa non sta insieme. Allora noi abbiamo chiesto che il Consiglio regionale prendesse una posizione chiara su questo, come hanno fatto i Benetton quando Oliviero Toscani si espresse in maniera orribile sul crollo del Ponte Morandi. Cosa fecero? Lo licenziarono. Noi chiediamo, abbiamo chiesto che la Regione Toscana facesse la stessa cosa, ovvero revocasse l'incarico dato a Oliviero Toscani, perché è una cosa gravissima quello che ha detto, è una cosa ancora più grave perché lo dice contro una donna e contro le donne, è una cosa tre volte grave perché il suo messaggio, la sua campagna dovrebbe proprio attrarre le donne in Toscana. In realtà noi ringraziamo come gruppo di Fratelli d'Italia il voto compatto del centrodestra, ma ringraziamo anche il Movimento 5 Stelle e Italia Viva che hanno votato a favore della nostra mozione.
Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai. Dopo le sue frasi sul ponte di Genova, dove sono stati allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia e delle vittime, dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no, non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso, oggi, cioè oggi, un po' di tempo fa, su un'intervista di Un Giorno a Pecora, continua a offendere i politici italiani, gli elettori italiani, ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e parole nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni, che è un leader, che veramente sono orripilanti. L'ha usata nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo e le ha ribadite, l'ha usata nei confronti di Giorgia Meloni, l'ha usata nei confronti di Enrico Letta, l'ha usata nei confronti degli elettori che scelgono di andare a votare in un momento in cui l'affluenza è sempre in calo e noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare. Ecco, troviamo un naif che si permette di offendere tutte e tutti andando in televisione. Sulla stessa lunghezza d'onda sia Elisa Tozzi del gruppo Misto che Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Entrambe hanno chiesto all'Aula di prendere distanza dall'atteggiamento provocatorio del fotografo che ha criticato Meloni non per i contenuti. Ovviamente una mozione che ho condiviso soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo a delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune. Questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo, ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto accaduto sul Ponte Morandi. Ecco, noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla Regione Toscana, né tantomeno avere incarichi retribuiti. Si parla di 35.000 euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili bentornate in Toscana. Ecco, che, francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili, ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate e condannate anche dalla maggioranza. Così non è stato ed è stato invece un pessimo segnale anche di sostegno a tutte quelle donne che si impegnano in politica e che quindi insomma ci richiamano un po' al voler dire pari opportunità a parole, ma quando poi si passano ai fatti, ecco, tutto quanto cade nel vuoto. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese delle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultate o vilipese sono le esponenti, donne, ma io metto anche uomini, di altri partiti politici, specialmente se sono rivolti diciamo, dall'altra parte dell'arco parlamentare, ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine, della dignità delle persone, donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la Regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonial o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione, che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la Regione Toscana. La sicurezza sui mezzi pubblici toscani resta a pagamento. L'Aula ha bocciato una mozione presentata da Fratelli d'Italia per permettere alle forze dell'ordine di viaggiare gratis per garantire protezione ai passeggeri. Il PD non si è opposto all'atto in merito, ma dopo il mancato voto a un proprio emendamento che chiedeva di attivarsi presso il governo per istituire un fondo in materia, ha bocciato il documento delle opposizioni. I DEM hanno fatto riferimento ai costi che già ci sono a carico dell'ente regionale. La sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico a livello regionale ci sta a cuore, ci sta molto a cuore, come maggioranza e come gruppo del Partito Democratico. E proprio per questo avevamo chiesto con un apposito emendamento a mia prima firma al gruppo di Fratelli d'Italia, al collega Veneri, primo firmatario della mozione che chiedeva la gratuità per gli aderenti ai gruppi di vigilanza privata
di poter usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale. E con un apposito emendamento abbiamo chiesto che ci si facesse carico, tra le altre cose, di appellarsi al governo, futuro nascente, per istituire un fondo che ristorasse le regioni tutte dei mancati introiti rispetto alla gratuità per i componenti delle forze dell'ordine. La Regione Toscana fin dal 1998, legge 42 del 31 luglio 98, ha dato vita ad una convenzione con le forze dell'ordine, tra le principali la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Penitenziaria, ad esempio, della possibilità di viaggiare gratuitamente sui nostri mezzi di trasporto pubblico a livello regionale. È importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle forze dell'ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro. È un elemento positivo, credo che si possa arrivare ad un elemento di convergenza nelle prossime settimane, se anche a livello nazionale si possa sostenere questa che è una misura che a nostro avviso è positiva. Le minoranze hanno rimarcato l'occasione persa. Marco Stella ha fatto riferimento ad altre regioni che applicano già la misura, mentre Gabriele Veneri di Fratelli d'Italia ha criticato l'ostilità del PD per una misura di buonsenso. Indirizzi che hanno trovato il favore di Elisa Tozzi del gruppo Misto, che ha ricordato di aver firmato anche un emendamento in materia. Era una proposta di buonsenso quella di dare la possibilità agli appartenenti delle forze dell'ordine di usufruire dei mezzi pubblici gratuiti, naturalmente quando sono in divisa per andare o uscire dal lavoro. Lo fanno già molte regioni, lo fa la regione Lombardia, lo fa la regione Abruzzo, lo fa la regione Campania, lo fa la regione Sicilia. Oggi abbiamo scoperto che il Partito Democratico è contro le forze dell'ordine. Era di buonsenso per una serie di motivi, il primo fra l'altro per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto, sui treni, sugli autobus, sul trasporto di linea, sul TPL pubblico, per i cittadini che montano sull'autobus e che molte volte si trovano ostaggio di borseggiatori, magari di piccola delinquenza, di piccola criminalità. Avere la presenza delle forze dell'ordine in divisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere. Guardate, ci è stato detto non lo possiamo fare perché costa. A prescindere dal fatto che la sicurezza per il centrodestra e per Forza Italia non è mai un costo, ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini. E l'elemento che abbiamo detto è: ma se è un costo, recuperate l'evasione dai biglietti. Noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno, che salgono su un pullman, che salgono sul trasporto pubblico, che non pagano il biglietto. Basterebbe recuperare quella cifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico. Oggi si è persa una grande occasione di risolvere un problema che affligge coloro che utilizzano il sistema del trasporto pubblico toscano sia su ferro che su ruota, e che è il tema della sicurezza, un tema che è da tanto tempo denunciato appunto da chi utilizza questi mezzi di trasporto. Principalmente sono giovani, sono disabili, sono donne o persone anziane che vengono derubate, scippate, violentate. E noi avevamo fatto una proposta di avvicinare chi gestisce il trasporto pubblico con chi si occupa di sicurezza nella nostra regione. In questo caso sia le forze di polizia provinciale che le guardie giurate, alla condizione che viaggiassero in divisa. Purtroppo oggi il PD ha confermato questa incapacità di cogliere le idee a costo zero, perché il PD purtroppo è capace solamente a spendere e a bruciare risorse pubbliche. Indubbiamente il tema della sicurezza sui mezzi pubblici di trasporto è un tema centrale, è un tema che oggi vede coinvolti cittadini, molto spesso donne, persone deboli che si ritrovano in situazioni anche di evidente pericolo. Quello che chiedeva la mozione era di favorire in qualche modo e di dissuadere, anzi, attraverso la presenza di personale in divisa sostanzialmente, appartenenti anche agli istituti di vigilanza, che in qualche maniera fossero, come dire, da dissuasore
di certi tipi di comportamenti. Personalmente credo che ad esempio la presenza anche delle forze armate che possano viaggiare gratuitamente anche sui treni è un segnale anche di attenzione a chi molto spesso appunto porta la divisa e chi spende anche la propria vita proprio per, come dire, sostenere questo tipo di situazioni. Così non è stato, non c'è stato un approccio costruttivo, si fa una questione di costi quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. Quindi ecco, anche in questo caso riteniamo un'occasione persa e soprattutto un mancato segnale ai cittadini.